tutta l'attenzione è sui meriti di Cornelio. Continuo a usare questa parola, anche se non è del tutto giusta, sulle qualità di Cornelio. Poi un po' alla volta si sposta sulle parole che Pietro deve dire, ma alla fine le parole sono anticipate dalla discesa dello Spirito Santo. Fino alla frase di chiara interpretazione pronunciata nel versetto 17, se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto, chi sono io per porre impedimento? Dio ha dato anche alle genti la conversione per la vita, ma alla vita non si giunge per la propria bravura. Cornelio era bravo anche prima di incontrare Pietro, ma gli mancava qualcosa. Non si giunge solo attraverso le parole di Pietro, che pure ci sono, ma si giunge per il dono dello Spirito Santo, che è in un certo qual modo, in questo episodio, indipendente. È curioso Luca perché ci racconta. Sceglie proprio un personaggio con molte qualità, Cornelio, per poi sottolineare che non è solo grazie a quelle qualità che si salva, ma è grazie alla parola che Pietro porta, per poi sottolineare che non è solo grazie alla parola che Pietro porta che c'è la salvezza, ma perché non appena Pietro ha cominciato a parlare, scende lo Spirito Santo. Allora, che cos'è che porta la salvezza nella casa di Cornelio? Sono le qualità di Cornelio, sono la predicazione di Pietro, è lo Spirito Santo. Ora, evidentemente non è solo la prima, non è solo la seconda, ma serve lo Spirito Santo. Però stiamo anche attenti che Luca raccontando non ha tolto i primi due passaggi. Non ci ha raccontato la storia di un uomo che era uno scavezzacollo, tipo Paolo, a cui nessuno aveva ancora rivolto la parola e tutto su un colpo così si converte, tra virgolette. Paolo è un esempio di questo tipo, Cornelio è un esempio di... fa un percorso in cui... ha un valore perché l'angelo gli dice: le tue preghiere sono state esaudite. Quindi le preghiere di Cornelio non sono inutili. Certo, non sono sufficienti per raggiungere la salvezza, ma sono la parte di Cornelio, quello che lui doveva fare. Certo, anche le parole di Pietro e certo anche la discesa dello Spirito Santo. Ci sono tutti e tre questi elementi. Però era importante leggere tutto il brano perché se avessimo letto solo l'inizio avremmo rischiato di dare troppa enfasi alle qualità di Cornelio. Se avessimo letto solo il capitolo 11 sarebbe sembrato che Cornelio fosse un soldato qualunque, invece non lo era, aveva anche lui il suo percorso, il suo itinerario. E vedete come il ragionamento di Luca è un po' complesso, un po'. Però non perché è difficile, ma perché è articolato. E qui si vede... Secondo me, chiaramente, qualcuno ha ancora dei dubbi che è lo stesso autore del Vangelo secondo Luca, quello che ha scritto gli Atti. Vi ricordate il capitolo 15 e 16 le parabole, oppure il capitolo 10, buon samaritano e poi Marta e Maria. Luca difficilmente ci dà un messaggio semplice, breve, chiaro, facile da capire, da mettere in pratica. E spesso è articolato nel suo modo di presentarci la persona di Gesù e l'insegnamento di Gesù. E così anche nel libro degli Atti. Come si fa ad arrivare alla fede e dunque alla salvezza? Ci sono esempi diversi nel libro degli Atti. Ci sono quelli come Paolo che si cambiano tutto su un colpo, ci sono quelli come Cornelio che vanno avanti una vita a pregare e finalmente la loro preghiera viene esaudita. Ci sono quelli come Pietro che fanno una fatica incredibile ad entrare in sintonia con la parola di Dio, ma quando entrano nei binari... Alla fine, da solo, contro tutta Gerusalemme, ma porta avanti fino in fondo la sua battaglia, tra virgolette, e la vince. Questa è una prima sottolineatura di questa pluralità nel racconto di Luca. Una seconda sottolineatura è che il protagonista del racconto è Dio. È un attore, se dovessimo fare un piccolo teatro o qualcosa del genere, cambiando scena ogni volta che cambia giorno, non sapremmo come rappresentarlo Dio. Perché agisce sempre in modo mediato, attraverso il suo angelo muove Cornelio, con una visione rassicura Pietro. Nelle parole dell'Apostolo Cornelio attende la parola di Dio e poi è lo Spirito che Dio manda, è lo Spirito di Dio quello che sceglie, perché infatti Pietro non dice chi siamo noi per ostacolare lo Spirito, dice chi siamo noi per porre un ostacolo a Dio.
è chiaro che lo spirito che scende su Cornelio è Dio che riempie Cornelio del suo spirito, della sua potenza, della sua forza creatrice. Quindi, terza sottolineatura, oh, questa seconda ritornerà ancora, scusate, ritorno a seconda, perché nel libro degli Atti ritornerà più volte il fatto che Dio agisce in continuazione. Dio, oppure Gesù, oppure lo Spirito di Dio o lo Spirito di Gesù. Però non sempre in modo evidente, non sempre in modo da attirare l'attenzione. Quel giorno a Pentecoste, sì, cioè lì, come si facevano a rendersene conto, ha cominciato a tremare tutto, lingue come il fuoco scendevano dal cielo. Altre volte invece in modo diverso. Terza e ultima sottolineatura, è Dio che guida la storia, per questo una virtù fondamentale è quella della docilità, cioè dell'obbedienza. Proprio nel senso letterale della parola, obbedire, cioè della capacità di audire, di ascoltare la voce di Dio, di riconoscerla, anche quando va contro le tradizioni sane che abbiamo ricavato dalla sua parola, come quelle di Pietro, e di seguirlo. Pietro non è mai, cioè, è un personaggio strano. A volte agisce troppo d'impulso. Ricordate quando si mette a camminare sull'acqua e poi sprofonda? Pietro è così. A volte invece, prima di convincersi tre volte, ancora non è sufficiente che Dio gli dica che può mangiare qualunque cosa. Però fondamentalmente è un uomo obbediente, Pietro. Cioè, quando capisce la volontà di Dio, è proprio quello che dice il suo nome, cioè è una roccia veramente su Pietro. Dio può, Gesù può fondare la sua chiesa perché è un uomo che ascolta. Vi ricordate quando Salomone inaugura il tempio? Non inaugura il tempio, prima, quando Salomone diventa re e fa una preghiera a Dio dicendogli, Dio gli dice: chiedimi tutto quello che vuoi e io te lo darò. E Salomone risponde: ti chiedo un cuore docile. E Dio gli risponde: visto che hai chiesto questo, no, ricchezza, potere, eccetera, io ti darò e questo e l'altro. La traduzione letterale dice in ebraico un cuore che ascolta. È un participio, un cuore ascoltante, un cuore capace di ascoltare. E questa è la qualità importantissima, perché Dio è presente, Dio guida la storia, però a volte lo fa seguendo gli schemi. A volte andando oltre gli schemi che lui stesso aveva detto di seguire, cioè non è puro e impuro, non se l'era inventato Pietro, non è una tradizione che va contro Dio, è una tradizione voluta da Dio. Quindi per questo serve proprio elasticità, capacità di accogliere. Ma non è forse questo, lo dico a beneficio di chi non c'era l'anno scorso, uno dei temi principali del Vangelo secondo Luca, a partire dall'episodio di Nazareth, al capitolo 4. Quando gli abitanti di Nazareth peccano proprio per incapacità di uscire dai loro schemi, perché rimangono fissi su quello che sapevano già del Messia e non accettano che sia diverso da quello che si aspettano. Pietro ha corso questo rischio, ma alla fine, da persona obbediente qual era, non si è lasciato ingabbiare da questi schemi. Ah, non so, volevo finire con il punto numero 2, invece l'ho già detto senza accorgermi. È importante conservare un atteggiamento di ascolto e di umiltà, tipico di chi non ha paura di cambiare per seguire la via indicata dallo Spirito. È lo stesso atteggiamento, non c'entra niente, no, non c'entra niente. Siccome sto facendo anche dell'incontro su Matteo da un'altra parte, che è il Vangelo dell'anno liturgico, lo stesso atteggiamento di Giuseppe, per esempio. Avete in mente, quando l'angelo gli appare, Giuseppe aveva già preso una decisione. Era già fatto il matrimonio con Maria, solo che ancora non abitavano insieme. Maria è incinta, lui non c'entra, segue la legge. L'uomo giusto qual era, decise di ripudiarla in segreto, senza fare troppo scalpore. Poi gli appare un angelo nel sonno, guarda caso, come a Pietro, e gli dice: non temere di prendere con te Maria, perché colui che sta per nascere è frutto dello Spirito Santo. E Giuseppe che cosa fa? Senza dire una parola, fa come gli aveva detto l'angelo. La Bibbia è piena di persone così, che obbediscono, di cui non conserviamo i discorsi, ma l'atteggiamento di ascolto.
Mi fermo perché sono già le 10:20. Domande solo facili, perché stasera ho visto che continuo a perdere il filo. Apparentemente perdi il filo. Ci prendi in giro volentieri qualche volta e bonariamente. Qualche domanda? Sì, una cosa che può darsi che tu l'abbia detta, ma forse ero un po' distratto dal fondo prima. Questa reazione di Pietro, ma Pietro rispose: non sia mai signore. È molto vicina alla reazione che ha nella lavanda dei piedi con Gesù. No, tu non mi laverai mai i piedi. È qualcosa che anche se non è lucana, quella va bene, è di Giovanni, però proviamo forse un. E poi io sono rimasto colpito abbastanza da quella sottolineatura che hai fatto, quei passaggi, no, che ci fanno capire il ruolo fondamentale dello spirito. Ma lì verso la fine del racconto, quando appare che non dopo tanti discorsi di Pietro, ma addirittura appena, questo mi ha colpito veramente, non mi ero mai soffermato su questo particolare, avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro. Quindi di tutte le cose che Pietro era stato incaricato di dire, ne ha dette pochissime, solo l'introduzione. Questa cosa qui tu hai accennato prima. Hai aperto una finestra in questo senso. Cosa può voler dire per la nostra azione evangelizzatrice o per l'azione pastorale delle nostre parrocchie? Cosa vuol dire? O per la nostra particolare, personale azione pastorale? Una diocesi di tutto, insomma. Bravo, benissimo. No, perché è provocante, è molto, molto provocante questa cosa qua. Prima la domanda del serva. No, sii libero nell'esprimere il tuo pensiero. Ma hai già detto qualcosa, però approfondire qualcosa in questo senso mi pare utile. Almeno a me. Sì, no, è quello che pensavo, l'ho già detto prima, serenamente, insomma. Non è il caso né di fare polemiche neanche. No, nel senso. Come si può dire? Mi aveva colpito all'epoca, mentre studiavo per il dottorato, sul tema della fede, nel Vangelo secondo Luca. Avete in mente quando c'è l'episodio dell'emorroissa? 4 volte, o forse 5, non mi ricordo più, c'è il verbo toccare, atomai. Perché questa donna ha bisogno di toccare Gesù per essere guarita. Lei pensa questo, che ha bisogno proprio di un contatto fisico. E Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Ora, siccome poco prima, al capitolo 7, c'era stato l'episodio del centurione, centurione di Cafarno, capitolo 7, versetto 1-10, quello che senza mai vedere Gesù, non solo senza toccarlo, aveva ottenuto la guarigione del servo, anzi, proprio sottolineando questo. Sono convinto che non è necessario che tu venga in casa mia, perché il mio servo sarà guarito solo se tu dici una parola. Ora, e Gesù aveva detto: una fede così grande, mai trovata. Quindi, c'è un uomo che ha capito che non è necessario toccare Gesù. Tutti pensavano questo. Andiamo indietro ancora prima, capitolo 5, paralitico. Ricordate a Cafarno, quelle case piccole che si vedono nei resti di Cafarno. Tutti uno appoggiato all'altra, c'è un paralitico, la casa è piena, che cosa fanno? Scoperchiano il tetto e lo calano giù. Evidentemente sono convinti che sia necessario un contatto fisico. Necessario. Poi arriva il centurione e capisce una cosa in più, che non è necessario.
Gesù è così grande che la sua potenza di guarigione va oltre, come la benedizione che passa sette muri, dice ancora lui. Così Gesù, la sua parola non ha confini, non serve essere toccati da lui. Ci si aspetta dopo che l'emorroissa da lontano grida Gesù, Gesù guariscimi, e invece non avrei bisogno di toccare. E allora, siccome Gesù anche nei confronti di questa donna dice la tua fede ti ha salvato, qualche commentatore scrive: sì, la fede dell'emorroissa è una fede ancora imperfetta, non ha raggiunto la qualità di quella del centurione. Gesù non dice la tua fede è imperfetta ma ti ha salvato lo stesso. Cioè, riconosce in questa donna una fede tanto quanto aveva riconosciuto la fede del centurione. Cioè, Luca è fatto così, non ama troppo gli schemi. Ci sono schemi, però lui è... Ricordo il titolo di un libro di uno che adesso vado ad ascoltare fra un paio di settimane in un convegno, intitolato Dialogo, non dogma, sullo stile con cui Luca riporta gli insegnamenti di Gesù. Sottolineava proprio questo. Non che non ci siano, non che non siano importanti, però va oltre. È più grande l'esperienza di fede che fa Luca, che ci racconta Luca. È fede quella di chi si dà da fare come il buon samaritano, e fede quella di chi sta ad ascoltare come Maria, la sorella di Marta. E tutte e due sono cose assolutamente indispensabili. Certo, uno non le può fare contemporaneamente, deciderà, una volta farà una, una volta l'altra, a seconda del momento della vita, delle sue capacità, delle sue possibilità. È importante, quando chiedono a Pietro che cosa dobbiamo fare il giorno del Pentecoste, lui dice: primo, convertitevi. Secondo, professate che Gesù è risorto. Terzo, vi battezzerò tutti, così avrete la salvezza. C'è uno schema molto chiaro. Però dopo capita al capitolo 10 che questo schema salta per aria, perché sta ancora parlando, deve ancora arrivare al punto in cui dice convertitevi, e lo Spirito Santo scende lo stesso. E a volte ci sono lunghi discorsi, tipo quello prima del giorno di Pentecoste, e poi tutti si convertono. Capita invece del... come si chiama? Il soldato, quello al capitolo... Che capitolo è quando Pietro viene messo in carcere, liberato da un angelo? 12? Quella parte va degli Atti. Quello dipinto da Raffaello, quelle scene bellissime. E che cosa succede? C'è questo soldato, è a guardia della prigione. Ad un certo punto arriva l'angelo e apre la porta di Pietro. No, non è quello, è un'altra scena allora. Era quella prima, adesso 12. Uno degli episodi di liberazione di Pietro, in cui il soldato sta per togliersi la vita, perché sennò l'avrebbero comunque ucciso, si perdeva i prigionieri. Pietro dice: non ucciderti, anzi, credi in Gesù, sarai salvato. Lui crede in Gesù, e lui e tutta la sua famiglia quella notte stessa vengono battezzati. Caspita, non hanno fatto niente di preparazione al battesimo. Cioè, quelli fino a 2 ore prima erano pagani e 2 ore dopo sono battezzati tutti. Lui ancora, e la sua famiglia, che non aveva mai visto Pietro prima. Nel libro degli Atti è così. A volte ci sono quasi dei rituali da seguire, a volte invece c'è molto più libertà. Gesù va in casa di Zaccheo, abbiamo ascoltato domenica questo brano, giusto? Va in casa di Zaccheo senza dire niente. Era il peggiore dei peggiori peccatori che ci fossero a Gerico. Gesù va in casa sua, non lo riprovera, non gli dice convertiti, non gli dice cambia vita, va. E la sua presenza trasforma Zaccheo. Però il Cristo risorto dice: adesso andate e annunciate la conversione per il perdono dei peccati. È la stessa persona che prima a volte tuona chiedendo la conversione, a volte invece va nelle case dei peccatori, fa quei gesti che solo alcune persone riescono ad intuire, alcune azioni semplici con cui però ti cambiano la vita, così chissà come fanno ad avere questa intuizione profonda. Quindi non sto dicendo che non dobbiamo fare il primo tempo, secondo discepolato, terza tappa, però che è un aiuto che ci viene dato appunto per avere un percorso. E dopo però ci stupiremo di come a volte persone che
non hanno fatto il nostro percorso, hanno intuizioni così profonde che noi diciamo, meno male che lo spirito è un po' più grande. Altra domanda? Ci lasciamo e mercoledì prossimo ci vediamo per il quarto dei nostri incontri, poi c'è il mercoledì successivo, la settimana di sosta, lo mandiamo negli Stati Uniti.